Il primo stadio. Esistono due tipologie di primi stadi, a membrana e a pistone. La principale differenza è che il meccanismo di riduzione di pressione del primo stadio a membrana opera all'asciutto, mentre quello a pistone è a contatto con l'acqua esterna. Nel primo stadio a pistone, infatti, la pressione ambiente è trasmessa al meccanismo di riduzione di pressione direttamente dall'acqua che entra all'interno. In quello a membrana, invece, la pressione ambiente è trasmessa da una membrana attraverso la sua entroflessione. Per questo motivo, i primi stadi a membrana sono da preferire durante le immersioni in acqua con materiale in sospensione. Questi, infatti, restano all'esterno del riduttore, non possono danneggiare il meccanismo o interferire nel suo buon funzionamento. Valvole downstream e upstream. Il passaggio della miscela respiratoria dal primo al secondo stadio dell'erogatore avviene attraverso l'apertura di una valvola. Questa valvola può essere di tipo downstream o upstream, in funzione del verso di apertura della valvola rispetto al movimento del flusso stesso. Una valvola si dice downstream quando il movimento per l'apertura agisce nella stessa direzione del flusso. Se la valvola nel movimento di apertura agisce in senso opposto alla direzione del flusso, allora si definisce upstream. Il vantaggio di una valvola downstream è che in caso di sovrappressione si apre, permettendo il deflusso del gas. È per questo che tutte le valvole di sicurezza sono del tipo downstream. Lo svantaggio è dovuto al fatto che la forza generata dalla spinta dell'alta pressione sulla tenuta della valvola cambia con il variare della pressione delle bombole, influenzando le prestazioni. Da qui la nascita delle valvole bilanciate. Le valvole bilanciate. A monte di ogni valvola esiste una variazione di forze dovuta alla diminuzione della pressione man mano che il gas respiratorio viene consumato dal subacqueo. Per ridurre questa variazione e lo sforzo di apertura, sono nate le valvole bilanciate, cioè realizzate in modo che la pressione che agisce sulla testa della valvola sia controbilanciata da una spinta che agisce in senso contrario. Con un'apposita camera di bilanciamento si fa in modo che la stessa pressione che esiste a monte della valvola agisca su un'area del pistone pari a quella di passaggio della miscela respiratoria. Esistono due metodologie per mettere in comunicazione la camera di bilanciamento, utilizzando un condotto esterno. Oppure interno. Metodo usato normalmente negli erogatori. In questo modo, col variare dell'alta pressione, lo sforzo di apertura resta praticamente lo stesso e dipendente dalla molla. Quando le due aree sulle quali agiscono le forze assiali sono le stesse, la valvola è perfettamente bilanciata. Se esse sono diverse, lo sforzo di apertura risente comunque del cambiamento della pressione a monte. Per esempio, se la sezione dello stelo ha un'area inferiore a quella della parte attiva della testa, la valvola è parzialmente bilanciata. Nel caso opposto, la valvola è sovrabilanciata e lo sforzo di apertura si riduce al diminuire della pressione a monte.